Iniziamo il corso per la riparazione dei bolli da grandine con le ventose. Iniziamo subito a vedere gli attrezzi che servono. Vi servirà un estrattore di questo tipo, in questo caso l'estrattore è di marca Wurth, costa all'incirca 130 euro, 150 euro, e questo è un estrattore a battitoio, questo invece è un estrattore a pinza, sempre della Wurth, costa all'incirca 250 euro. Esistono versioni anche economiche prodotte in Cina di questi due attrezzi, e all'incirca la versione economica di questo estrattore costa 50-60 euro, e questa pinzetta, questo estrattore a pinza, la versione economica prodotta in Cina costa 16 euro. Io vi consiglio per iniziare le versioni economiche, se poi però dovete lavorare, di acquistare attrezzi professionali. La particolarità di questo estrattore è questa molla che ha alla fine, che serve quando si dà il colpo a smorzare il bollo, quindi a non fare una cresta marcata a punta difficile da lavorare, ma a fare una cresta dalla curvatura morbida facile da lavorare. Questo è un estrattore che pesa 1,7 kg. Esiste anche questo estrattore che pesa 2,5 kg. Personalmente l'ho usato pochissime volte, serve per le grosse ammaccature con tappi di dimensioni più grandi rispetto ai soliti tappi o ai tappi per lavorazione di ammaccature. Quindi tappi standard Wurth, tappi per ammaccature Wurth. Questo estrattore da 2,5 kg si può utilizzare su questi tappi. Però sinceramente, per evitare comunque di stancarsi, io utilizzo questo estrattore un po' per tutto, e questo sulle superfici piane che possono essere cofani o pannelli laterali o spoilerini delle vetture. Allora, prima distinzione, esistono due tipi di bolli. In genere, se voi avete una carrozzeria che vi chiama, un cliente che vi chiama, il cliente vi dirà: ho dei bolli da riparare. Allora, i bolli si dividono in bolli da grandine di questo tipo, non so se si vede, di questo tipo. Questi sono bolli da grandine, e l'attività del levabolli consiste principalmente nel riparare questi tipi di bolli. E poi, sto un attimo qua. E poi vediamo su questa macchina, quelli sono bolli da grandine. In questo caso, qua vediamo, queste sono invece ammaccature. Quindi due distinzioni: bolli da grandine è quello su cui all'inizio si specializza il levabolli, e ammaccature. Una terza categoria sono le sportellate. Quindi questo è un bollino da sportellata, riparabile tranquillamente con le ventose. In molti casi, specialmente se il bollino è a questa altezza, con le leve non si passa, a meno in alcuni casi di utilizzare leve a coda di balena. Questo bollino si ripara con questa tipologia di ventose. Quindi ammaccature, bolli da grandine e sportellate. Poi, volendo divertirsi, questa è praticamente un'ammaccatura che deriva da un incidente. Volendo, questa tipologia di ammaccatura si può riparare, si può migliorare con le ventose e terminare come lavorazione con le leve. Perché migliorare con le ventose e non terminarla? Perché qua la vernice è spaccata. Quindi, lavorandola con le ventose, la vernice salta via. Si può rifinire soltanto con le leve. Ovviamente, per una lavorazione corretta, va smontata la porta. Bollino da carrello del supermercato o da sportellata. Anche in questo caso riparabile con le ventose. Qui un'accortezza, vedete che la vernice è scalfita, quindi si può riparare. Bisognerà dire al cliente che, riparando con le ventose questo bollino, la vernice potrebbe saltare.
Allora andiamo a vedere le sette tipologie di bolli che potete incontrare quando grandina. Vieni pure di qua. Allora, queste sono le sette tipologie di bolli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è il classico bollo lieve, cioè bollo non solcato dalla curvatura morbida. La tipologia di quel bollo lì è facilmente visibile su questo bollo. Quindi quel bollino leggero equivale a questo bollo qua. Poi esiste la stessa tipologia di bollo, ma con curvatura più ampia. Esistono poi questi bolli, proprio di questa dimensione, si chiamano bolli spolmonati. Significa che se la lavorazione non viene fatta correttamente, tirando su la lamiera si fa questa curvatura, come si tira giù la lamiera riprende questa forma. La riparazione di questi bolli si può fare migliorandoli con le ventose. Esistono però dei macchinari, tipo il T-Hot Box, quindi l'induzione, o il macchinario che lavora da sotto simulando le calde, che induiscono la lamiera e permettono di lavorarla correttamente con le ventose. Ovviamente anche con le leve, ma questo è un corso sulle ventose. Poi esistono quindi bolli morbidi con tre differenti tipi di curvature. Esistono poi i bolli a V, quindi i bolli solcati, quindi bolli a V o bolli solcati, con una sola solcatura o con due solchi. Lavorazione di questo bollo e lavorazione di quest'altro è identica qua, prima si lavora uno, poi si lavora l'altro. Poi esistono i bolli fatti in questo modo, si crea un bollo e il bollo creato di qua e di qua va a spaccare la vernice perché sotto c'è la doppia lamiera. Questo bollo è difficilmente riparabile, quindi in questo caso la vettura va riverniciata. E poi esiste l'ultima tipologia di bollo, vengono anche chiamati tagli impropriamente, e sono dei bolli più lunghi degli altri, quindi o curvati così o solcati, però bolli estesi. Per riparare questa tipologia di bolli con le ventose bisogna usare questa tipologia di ventose. Quindi si mette la ventosa, si tira e poi si rifinisce. Qual è la tecnica per lavorare i bolli? Allora, il bollo diciamo che a seguito della grandine, se preso subito al centro e tirato su, questo vale sia per leve sia per ventose, perde forza. Quindi, se si riesce a posizionare la leva e in questo caso la ventosa col suo centro sul centro più basso del bollo, tirando su il bollo perde forza. Quali ventose bisogna usare? Quale deve essere il diametro della ventosa? Personalmente utilizzo sempre ventose e quantità di colla che vanno a coprire interamente il bollo. Quindi, se il bollo è così, la ventosa deve andare a ricoprire con la colla messa all'interno tutto il bollo. Quindi, in questo caso, si vede questo bollino qua, la ventosa deve andare a aggrappare con la colla tutto il bollo che poi verrà tirato su. Allora, un attimo che attacco la pistola con la colla a caldo. Come attrezzatura, allora, pistola per colla a caldo. Inizialmente utilizzavo queste pistole qua. Questa è una pistola della Wurtho, costa all'incirca 100 euro, regolabile nella temperatura, con un grosso serbatoio. Quindi la colla qua viene fusa, se la pistola viene lasciata ferma, viene fusa più
più e più volte, magari se si riutilizza la pistola il giorno dopo. Quindi la colla perde le sue proprietà. Queste pistole sono utili, ad esempio, per incollaggi industriali, dove bisogna incollare di continuo. Però il serbatoio dove la colla viene riscaldata in continuazione, alla lunga perde le sue proprietà. Qua il serbatoio è molto più piccolo, queste sono pistole che durano lavorando in maniera intensiva 3-4 mesi, poi personalmente non scaldano più le butto, però quei 3-4 mesi funzionano, costano all'incirca 15 euro e funzionano anche bene. Il vantaggio di queste è che sia sempre colla nuova, quindi che mantiene le sue proprietà. Quindi un attrezzo che volendo si può utilizzare, molti levabogli utilizzano pistole di questo tipo. Secondo attrezzo, questa pistola qua. La cosa importante sono gli stick di colla, quindi una colla morbida che mantenga la morbidezza anche quando solidifica per tirare sul bollo in maniera lievemente curvata, quindi il bollo viene tirato su con curvatura verso l'alto che deve essere lieve, non deve essere a punta, quindi deve essere facilmente lavorabile. Colla quindi morbida, prima caratteristica. Seconda caratteristica, la temperatura della pistola. Quando comprate una pistola, io vi consiglio di vedere che la temperatura arrivi a 220 gradi. Più la colla fonde, più aumenta la superficie aggrappante della colla sulla lamiera. Quindi, in base ovviamente agli stick che utilizzo io, la temperatura ottimale è 220 gradi. Se questi stick vengono, per esempio, fusi a 160 gradi, il potere aggrappante del tappino con la colla sarà molto inferiore. Quindi, molte volte mi avete chiesto come mai non riesco a tirare su, come mai si tolgono i tappi. Uno dei motivi potrebbe essere questo, quindi temperatura della colla troppo bassa. Temperatura alta invece va a distendere la colla, liquefarla in maniera appropriata, in modo da avere la massima superficie della colla che aggrappa sulla massima superficie della lamiera. Quindi questo è il primo motivo per cui la colla non aggrappa. Il secondo motivo è che utilizzate tappi nuovi dove c'è ancora l'olio di lavorazione che va eliminato o con della pasta abrasiva o con cartavetro e poi ad esempio alcol o anche del polish che va a eliminare tutti i residui di grasso di lavorazione che ci sono sui tappi. Quindi il secondo motivo per cui i tappi potrebbero non aggrappare è che c'è ancora residuo di olio di lavorazione. Un terzo motivo potrebbero essere tappi di scarsa qualità e un quarto motivo è una scarsa pulizia della superficie. Poi vediamo il quinto motivo che è quello più importante, quindi scarsa superficie di scarsa pulizia della superficie. Come si ottiene una pulizia corretta? Io personalmente, per evitare anche perdite di tempo, e per non portare in lavorazione tanta attrezzatura, utilizzo questa pasta abrasiva, che serve anche poi per le rifiniture. Se usate le leve, fate le punte, si seppia con la 2000 leggermente e si lucida con questa. Quindi io cosa faccio? Adesso la quantità è eccessiva, però si pulisce con questa pasta abrasiva. Si aspetta un attimo che solidifica, quando solidifica si elimina facilmente, quindi prima pulizia avvenuta in questo modo, seconda pulizia. Con dell'alcol, questo è alcol isopropilico bianco. Volendo potete utilizzare anche l'alcol rosa, se sta un po' al sole diventa comunque bianco, non va a macchiare la vernice, specialmente se è bianca. Io mi trovo benissimo con l'alcol isopropilico, scegliete voi quello che preferite. La marca dell'alcol isopropilico
e questa qua. Marca è questa qua, la marca è in questo caso tedesca, va bene qualsiasi alcol isopropilico, io con questo mi trovo bene. Costa all'incirca 13 euro al litro. Stavo dicendo, la quinta causa per cui le ventose possono non attaccare e la temperatura. Adesso questo video è registrato in inverno, quindi siamo a fine novembre, la temperatura di questa lamiera è intorno ai 12 gradi. La lamiera fredda flette di meno di una lamiera, quindi di una macchina lasciata al sole d'estate che è anche 40 gradi. Quindi la quinta causa per cui le ventose non attaccano è che la lamiera è fredda. Come si risolve il problema? Il problema si risolve in questo modo. Quindi abbiamo visto la pulizia. Una volta che la lamiera è correttamente pulita, si utilizza un phon di questo tipo. Lo collego. Questo è un phon che costa all'incirca 200 euro, sempre della Wurth. Qual è la particolarità? È che ha la temperatura regolabile. I phon che trovate in commercio da 30 euro, o anche quelli con temperatura regolabile, non hanno quelli con temperatura regolabile da 30 euro la precisione che ha questo tipo di phon. Quelli invece con temperatura fissa 50 gradi o 600 gradi. Hanno lo svantaggio che non potete regolare la temperatura che realmente occorre. In particolare, quelli a temperatura fissa, 650 gradi, dovete tenerli a una distanza che se vi sbagliate e avvicinate il phon troppo alla vernice, andate a bruciare la vernice. Vedrete che bolle, quindi poi il bollo che andava riparato a freddo costringerà a verniciare la vettura. Mentre i phon che hanno temperatura regolabile economici, io li ho trovati con una temperatura regolabile non corretta. Cosa significa? Che questo phon, ad esempio, è impostato a 240 gradi. 240 gradi significa una distanza di 5 centimetri, che è una distanza di 15 centimetri dalla lamiera, scalda la lamiera a 70 gradi. Quindi 240 è riportato sul phon. La temperatura sulla lamiera diventa 70 gradi. I phon economici hanno una regolazione non ottimale, quindi voi ad esempio impostate 240 gradi, vi trovate magari 110 gradi sulla lamiera. È capitato che alcune vernici sono state cotte dalla temperatura non corretta dei phon economici. Quindi qua 240 gradi su questo tipo di phon è la temperatura corretta. Se ad esempio dovete riparare delle ammaccature sui paraurti in plastica, qua impostate 270 gradi, il paraurti in plastica si ammorbidisce, ma non si fonde né il paraurti né la vernice. Se sul phon impostate 350 gradi, incominciate a fondere leggermente la plastica del paraurti. Quindi l'importanza della temperatura regolabile e regolabile in maniera corretta vi fa evitare dei danni durante la lavorazione. Quindi, si riscalda la superficie e si utilizza successivamente la ventosa. Allora, attendiamo un attimo che
che la pistola con la colla si riscaldi, questo è il bollino. Volevo dirvi altre due cose. Gli attrezzi quindi sono queste ventose, che sono quelle universali, ci sono anche più piccole, più grandi, però questo è il diametro che io preferisco. Vi dico quant'è. Queste sono ventose Wurt diametro 27. Io praticamente utilizzo solo queste. Se il bollino è piccolo, metto meno colla. Se il bollino è più grande, metto più colla. Quindi evito di utilizzare questi tappi qua. Ho visto che nel tempo questi tappi con questa curvatura sono i tappi che resistono di più del tempo, cioè che non si spezzano qua, che dove la testa non si spezza. Ho visto invece che questi tappi qua, sempre Wurt, da 32 mm, tirano troppo e in alcuni casi hanno staccato la vernice dalla lamiera. Anche e soprattutto sui montanti. Questi qua invece tirano, ma non mi è capitato quasi mai che abbiano staccato la vernice. Allora, prima di iniziare a utilizzare la pistola per colla caldo, quindi il tappino realmente, un consiglio: verificate prima di utilizzare i tappi che la vettura non sia stata riverniciata. Allora, se la vettura ha la vernice originale, i tappi li potete utilizzare senza problemi, cioè sapete che difficilmente la vernice originale si staccherà, a meno che non si tratta di vernice cotta dal sole, quindi di macchine con più di 20 anni, dove anche la vernice originale nel tempo ha perso le sue proprietà adesive con la sfera. Se invece la vettura è riverniciata, fate attenzione che non sia riverniciata da poco tempo, fate attenzione che sia stata correttamente cotta al forno, in questo caso potrei utilizzare i tappi. Se la vettura è riverniciata ma non è stata cotta al forno, in qualche caso può capitare, si potrebbe staccare la vernice. Quindi dovete mettere in preventivo che una vettura riverniciata non correttamente potrebbe, riparandola con i tappi, con le ventose, potrebbe in alcuni punti presentare il distaccamento della vernice, quindi una lavorazione che fate con le ventose per evitare stucco e verniciatura vi obbligherà a portare la macchina in carrozzeria, usare stucco e farla riverniciare. Quindi attenzione che la vettura sia stata, se riverniciata, riverniciata correttamente. Un altro punto per la lavorazione. Adesso tiriamo su questo bollo, e poi vi devo dire come posizionare la lampada o le lampade e come posizionarvi voi come operatori, rispetto alle lampade per vedere bene il bollo. Allora, vediamo se la pistola ha scaldato. Sì. Allora, il bollino si vede ancora. Allora, il bollino qua. Scaldiamo. Mettiamo la colla e mettiamo il tappo. Allora, io sto lavorando senza lampade. Allora, il bollino è qua, al centro, quindi centro della colla, centro del tappino e centro del bollo. Mettiamo la colla qua,
La temperatura ottimale di lavorazione è di 40 gradi. Quindi quando la lamiera ha raggiunto, quindi da 70 gradi che si porta in temperatura con la pistola, ha raggiunto 40 gradi, a quel punto lì la lamiera è nella condizione ideale per essere lavorata. Bisogna ovviamente aspettare anche che la colla si sia solidificata. A seconda della stagione, con questo tipo di colla ci vanno da 30 secondi a 60 secondi. Quindi, tappino, colla che si è quasi solidificata. Adesso la domanda è: cosa utilizzo? Estrattore o pinza? Io sotto, in questo caso è libera, sotto potrei avere delle traverse, della colla, poco importa. Per comodità preferisco utilizzare questa levetta a pinza. Allora, qua non è regolata, volendo io la posso regolare con questa vite per dire alla pinza quanto tiraggio massimo voglio fare. Impostiamo così, qua è già arrivata a fine corsa, comunque, e iniziamo a tirare. E i bolli nelle lavorazioni vanno incrociati. Si possono incrociare sia con le leve sia con le ventose. Come si fa? Si lavora e in questo caso la superficie non è perfettamente piana, ma ha una leggera curvatura. Si lavora prima così e poi così. Quindi si curva, si incrocia la lavorazione. Non è fondamentale, eh? Non è fondamentale. Se il bollo è lieve così non è fondamentale. Quindi si tira. Boh. A questo punto, cosa è successo? Ho tirato sul bollo, ho fatto una cresta. Su tutte le lavorazioni fatte con le ventose si crea questo tipo di lavoro. Quindi questa lavorazione intermedia si ha sempre lavorando con le ventose. In alcuni casi può capitare che al primo colpo il bollo vada in piano, specialmente sui montanti, però la prassi in questo tipo di lavorazione è questa, quindi ho creato una cresta. Questa cresta come vado a rifinirla? Con due sistemi alternativi. Il primo sistema è il martello, questo è un martello in gomma a produzione cinese, vi consiglio di utilizzare la parte gialla perché ammortizza, mentre la parte nera che ho tolto è plastica rigida, non ammortizza da colpi secchi. Quindi, come ribatto questa cresta? Col martello e col punzone. Questo è un punzone americano, costa 18 euro, però va bene, la plastica ha un grado di morbidezza che non va a rovinare la vernice e che permette di fare lavorazioni corrette. Il punzone invece fabbricato in Cina qua. Si può anche utilizzare, però la finitura migliore la dà questo punzone. Di che marca è? Questo è della dentcrafttools.com. Quindi DTC, l'hanno scritto anche loro, dentcrafttools, come punta B4P, quindi curvatura B4 in plastica. Esistono poi anche dei punzoni in nylon o dei punzoni in metallo. Questi servono essenzialmente per fare delle lavorazioni intermedie dove la vettura comunque poi dovrà essere verniciata. In questo caso, utilizzando le ventose, io consiglio di utilizzare o questo punzone o ancora meglio questo di marca. Quindi, due modi per ribattere le creste: martello e punzone, oppure questo martello qua, quindi con la punta in plastica. Esiste anche con la punta in metallo, però con la punta in plastica andiamo a ribattere la cresta
Oppure con la punta in metallo, però la punta in metallo rovina leggermente la vernice e la vernice andrà poi lucidata con una pasta di questo tipo, quindi lascia dei piccoli segni che andranno tolti con una pasta di questo tipo. La cosa migliore è utilizzare un martello con questa punta qua. Qual è la differenza tra questi due sistemi? Il principiante utilizza obbligatoriamente questo sistema per almeno 6 mesi, per poi passare a questo, cioè il principiante ha difficoltà a colpire la cresta del bollo, quindi lavora con martello e punzone, però questo sistema dà un problema di lavorazione, cioè il bollo che da vicino sembra riparato, allontanandosi di 1,5 m, fa vedere ancora dei difetti di lavorazione. Questo si vede soprattutto sulle parti laterali delle vetture, quindi sulle portiere e sui parafanghi. Quindi la cosa migliore sarebbe, dopo i primi mesi che si è utilizzato martello e punzone, di utilizzare unicamente martelli di questo tipo che possono essere utilizzati a distanza, quindi estensione del braccio, estensione del martello, in questo caso manico da 60 cm, e se il bollo a distanza di 1,20 m si vede riparato di profilo, quindi in controluce si vede correttamente riparato, anche a 3 metri di distanza risulterà correttamente riparato. Se invece il bollo a 20 cm di distanza si vede riparato, con martello e punzone, a 1,5 m il più delle volte risulteranno riparato correttamente. Quindi consiglio, dopo aver iniziato con martello e punzone, utilizzate solamente martelli di questo tipo. Economici così fabbricati in Cina non ce ne sono, non esistono. E se vi serve un consiglio su come acquistare questi tipi di martelli, contattatemi nei link che vedete in descrizione. Allora, abbiamo tirato sul bollo. Adesso, per rifinirlo, ovviamente non lo possiamo rifinire con la luce del sole. Dobbiamo utilizzare la lampada o le lampade e dobbiamo capire come posizionarci per vederlo correttamente e quindi per rifinirlo nella maniera più corretta. Allora, inizialmente utilizzavo queste lampade al neon. Vanno bene, non vanno bene, vanno bene per le lavorazioni. L'unico problema che danno è che la luce può abbagliare. Quindi se abbaglia sul bollo che si vuole lavorare, il bollo non viene lavorato correttamente. Cosa si faceva per evitare questo problema? Si allontanava la lampada. Quindi queste lampade richiedevano grandi spazi di lavorazione. E oltretutto non erano regolabili in intensità luminosa, quindi non erano dimmerabili queste lampade qua. Avevano inoltre una sola temperatura di colore, quindi abbagliavano, richiedevano grandi distanze, avevano una sola temperatura di colore e non erano dimmerabili. Inoltre, il più delle volte erano lampade a 220 che nelle carrozzerie coi fili davano fastidio. Si è passati quindi a utilizzare lampade di questo tipo, che sono lampade a LED, non hanno fili che girano per la carrozzeria, una batteria da 40 A di questo tipo può durare 8 ore, che è l'ideale per lavorare una giornata in carrozzeria, e sono dimmerabili e hanno varie temperature di colore. Allora, accendo questa lampada, quindi qua vediamo tre temperature di colore. Un attimo. Le lampade in commercio nascono in genere o con 3 LED o con 6 LED, quindi un LED a luce calda e un LED a luce fredda. Quindi in genere le lampade a LED nascono o con un LED giallo, luce calda al centro e due a luce fredda ai lati, oppure nascono con luce calda, luce fredda, luce calda e luce fredda. Durante le lavorazioni ho visto però che
avere non due temperature di colore, quindi non solo luce calda e luce fredda, ma avere anche la luce ambientale, quindi la luce che c'è nell'ambiente esterno quando si ritira la macchina, porta a un risparmio nel tempo di lavorazione del 30-35%. C'è una lavorazione che richiederebbe un giorno e mezzo di lavoro, il più delle volte viene svolta in un giorno di lavoro. Per farvi un esempio, questa è una lampada portatile in costruzione con tre tipi di LED: luce calda, luce fredda e luce ambiente, che è 4000 o 4500 K. Quindi, se io vedo il bollo con tre temperature di colore e vedo che la riparazione è effettuata correttamente per ogni temperatura di colore, quando la macchina viene esposta alla luce del sole o sotto i neon in garage, se risulta correttamente riparata vedendola con queste tre temperature di colore, risulterà sempre correttamente riparata. Se invece io faccio la riparazione con una sola temperatura di colore, può verificarsi il caso in cui, esposta al sole o ai LED o ai neon del garage, la riparazione risulti non correttamente effettuata. Quindi tre temperature di colore servono per una riparazione effettuata in maniera ottimale. Questa lampada inizialmente aveva due temperature di colore, luce calda e luce fredda, luce calda, luce fredda, luce calda, luce fredda. L'ho modificata con tre temperature di colore. Adesso, il telefono ha dei frame di ripresa, quindi si vede che la luce vibra. Nella realtà, i LED emanano una luce stabile. La luce che sfarfalla è quella dei neon. Allora, questa lampada è stata realizzata con tre temperature di colore, quindi luce calda, luce fredda, luce ambiente, luce fredda, luce ambiente, luce fredda. Vedendo il bollo con queste tre temperature di colore, si ripara correttamente. Se non si vede più, la riparazione è correttamente eseguita e risulterà così anche all'aperto in garage. Allora andiamo a vedere il bollo. Il dimmer su questa lampada serve essenzialmente per non allontanare la lampada, quindi io non allontano la lampada, regolo soltanto l'intensità. Ripeto, col cellulare, perché questo è un video fatto con un cellulare, ovviamente il cellulare lavora a 25 frame per secondo, si vede che questa lampada ha una luce non stabile, nella realtà non è così. Quindi andiamo a vedere il bollo. Andiamo a vedere di qua, metti di qua. Allora, questo è il bollo. La lavorazione la faccio in questo caso sul cavalletto, ma può essere fatta anche sulla vettura. Allora, cosa principale? Come si posiziona la lampada? Quando io ho messo la ventosa, l'ho messa con la luce solare, senza la lampada. In realtà, la lampada per mettere la ventosa, o quando si lavora, si fa la prima lavorazione con le facciamo un po' d'ordine, va messa in modo che la luce entri nel bollo. Quindi, primo posizionamento della lampada, la luce deve entrare nel bollo e l'operatore opposto alla lampada. Quindi la luce entra nel bollo, l'operatore è qua. Io direi 15 cm di altezza della lampada, inclinazione 45 gradi, in maniera che la luce entra nel bollo. L'operatore dalla parte opposta, con gli occhi 15 cm sopra la lamiera e a 45 gradi rispetto al bollo.
In questo caso c'è la cresta, stesso discorso. Quindi si mantiene la posizione della lampada e la posizione dell'operatore e si va a ribattere. Da dove si inizia a ribattere? Dal punto più alto. E poi pian piano, lateralmente, si lavora al bollo. Quindi l'ideale è ribattere il punto più alto e poi andare ad abbassare lateralmente. Ribattere il punto più alto e abbassare lateralmente. Il martello a cadere, quindi non dovete dare martellate, ma dovete lasciare il martello cadere sul punzone. Sembrerà che la lamiera non si muove, in realtà vedrete. Man mano che il tempo passa, che la lamiera scende. Ovviamente, dopo un po' di pratica potete anche dare dei colpi con questo tipo di martello, che, ripeto, va un po' a segnare la vernice, andrà poi lucidata. In questo caso bastano pochi colpi per portare in piano la lamiera. E la curvatura di questo martello è fatta apposta che quando va in piano il martello più in giù non va. All'inizio, però, questa è la lavorazione che vi consiglio di fare. Anche qui si incrocia, cioè si lavora qui, 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 poi di qua, cioè il bollo si porta in piano incrociando le lavorazioni. Io vedo che molti battono così e fanno cadere il punzone sul bollo. In realtà il punzone punta e poi si dà il colpo, punta e poi si dà il colpo. Adesso sto facendo veloce, però vedete che punta e poi do il colpo. Le strisce dei LED servono a dirmi quando il bollo è più o meno in piano. Allora, qua il bollo sembra rifinito. In realtà, lavorandolo in controluce, quindi abbassando gli occhi col mento che tocca la lamiera e abbassando anche la lampada, vedendo a questa altezza, con gli occhi a questa altezza, il bollo, si vedrà ancora una piccola cresta. Perché c'è il secondo posizionamento della lampada. Questo è un posizionamento intermedio di lavorazione. Quindi, primo posizionamento della lampada, altezza che vi ho detto, regolazione di inclinazione che vi ho detto, secondo si abbassa. Esiste poi una terza regolazione per la rifinitura finale, che è portare la lampada, si utilizza spesso in quelle portatili, ma come lavorazione finale, non come lavorazione iniziale del bollo. Si porta la lampada a contatto con la lamiera, leggermente inclinata, e si va a rifinire il bollo. Quindi nella lavorazione successiva faremo questo passaggio. E operatore, ovviamente in questo caso, non col mento nel terzo step, non col mento poggiato sul cofano, ma con la parte laterale della testa, proprio con gli occhi a filo lamiera, per verificare che il bollo, visto a questa altezza, con gli occhi, non presenti avvallamenti da tiraggio con le ventose. Quindi andiamo a rifinire. Quindi vedete che in questo caso il bollo risulta quasi rifinito. Ultimo passaggio, come vi ho detto, lampada a filo lamiera, lampada a filo lamiera, testa che di lato è sul cofano e si rifinisce il bollo, che io già non vedo più. Ecco,
io già non vedo più, però eccolo qua dov'era. Quindi si termina la lavorazione.